Padre Cipriano, allora voi siete il decano degli esorcisti mondiali, sin dall'8 dicembre 1952. 55. Voi siete esorcista. È vero che Padre Pio vi ha benedetto in questo ministero? Certamente. Io non sapevo come comportarmi in queste occasioni particolari. È l'unico maestro nel quale mettevo tutta la mia fiducia era Padre Pio. Difatti io andai da Padre Pio e dissi: Padre, lei sa che io sto a Gesualdo nel nostro seminario. Lì c'è una donna spiritata. E Padre Pio disse: dico, gliela porto qui da lei, se la vede lei. Padre Pio rispose nel suo dialetto beneventano: tengo tanto di aula attorno, pure questo vuoi portare. Pregherò per te, perché non ti stanchi. La previsione di Padre Pio si verifica ancora oggi. Io più esorcismi faccio, più ne voglio fare. Che bello. Ma alcuni pensano che il demonio sia un simbolo, che non sia una persona reale e che gli esorcismi siano un disturbo psichiatrico. Ci sono dei segni esteriori inspiegabili durante gli esorcismi? Per esempio, lei padre ha mai assistito a levitazioni oppure a materializzazione di oggetti o a conoscenza di cose occulte? Il demonio è furbo, non ha una regola fissa per mostrarsi. Certamente è un rimbroglione, e guai a noi quando ci facciamo ingannare. Noi dobbiamo salvarci con la preghiera, con la vita di preghiera. Vita, non una preghiera occasionale. Quelle occasionali si servono relativamente, ma io devo vivere da buon cristiano, e questa mia presenza, questo mio modo di vivere è una lotta contro il demonio. Però ha mai assistito a materializzazione di oggetti? Sì, qualche volta sì, anzi più di una volta. E che cosa si è materializzato? Ripeto, col demonio non si scherza. Si materializzano robe di ferro, spilli, a dir poco, oggetti i più impensabili, come corone del rosario, cacciate dalla gola degli indemoniati, naturalmente per motivi di odio, e tante altre cose che adesso non posso ricordare. Padre Matteo Dagnone, diciamo che la provvidenza si è servita di lei, caro Padre Cipriano, per far riscoprire questa figura. Ma perché dovremmo pregare Padre Matteo Dagnone al giorno d'oggi? Padre Matteo Dagnone, oggi in modo particolare, mi viene incontro e ci viene incontro in questo apostolato. Quando noi lo invochiamo, e dinanzi alla sua tomba, oppure durante gli esorcismi, la reazione immediata dell'avversario si vede subito. Adesso il fatto più semplice: quando voi mettete una foto di un vostro parente sulla tomba, a me chiedono di benedire le foto, io dico non benedico le foto perché la foto è una carta. Se mi portate la persona interessata, io la benedico. Ma altrimenti mettete sulla tomba di Padre Matteo. Quante foto, attenzione, rimangono attaccate a quella tomba. Che succede? Certamente segno di protezione di Padre Matteo per la persona fotografata. Certamente è segno che Padre Matteo dal suo trono ci fa capire come in realtà quella persona fotografata può avere dei problemi seri dei quali noi dobbiamo preoccuparci.
in modo particolare pregando per lei e facendo pregare la persona stessa. Padre Cipriano, noi ci auguriamo che Padre Matteo al più presto divenga santo, un altro santo dei francescani cappuccini, e chissà che i nostri occhi vedranno che anche Padre Cipriano un giorno diventa santo.